Derrick 562 torna a un reportage, ma non è un reportage di viaggio, anche se si tratta di un'esperienza per ora abbastanza esotica e inusuale. Sentite. Mi trovo in una casa energeticamente autonoma. Sono in campagna, in una fattoria. No, no, sono a Roma, in via Nomentana, non lontano dalla tangenziale, in un appartamento che non è collegato alla rete elettrica. Ma è vera questa cosa? E di chi è l'appartamento? L'appartamento è mio, io sono Giulio De Simone, sono l'amministratore delegato di una società che si chiama Intellenergia. Questa era la mia passione, realizzare una casa a zero emissioni e ci sono riuscito. E adesso siamo in un bel soggiorno con ampie superfici vetrate. Questo soggiorno è piuttosto caldo e come si scalda? Allora, qui abbiamo delle macchine a pompa di calore aria-aria, canalizzate a soffitto. Allora, Giulio De Simone mi ha portato in un ampio terrazzo, una parte del quale ha una pergola. È una pergola fotovoltaica utilizzata nei moduli fotovoltaici bifacciali. Prende anche un 10-15% in più la luce diffusa dal basso. Quella che sentiamo è la Nomentana e qual è la superficie Qui ampia? in totale sono circa 60 metri quadri e sono 13 kW. Qui siamo in un condominio, non è scontato che uno possa usare i lastrici o comunque le superfici in alto di un condominio. Tu cos'hai chiesto? Una servitù? Delle superfici che ho utilizzato sono proprietario. Ho realizzato questa pergola sul terrazzo perché il terrazzo è di mia proprietà e è Questa mio. forse non è una cosa banalissima da riprodurre. Per fare tutto in autonomia col fotovoltaico devi avere degli accumulatori, delle batterie, giusto? Se sei sganciato dalla rete devi avere un E accumulo. adesso andiamo a vederle? Scendiamo in garage. Stiamo aprendo la sala cinesca. Qua nel box ci sono sia le batterie, Quello è il pacco batterie, quello che vedi. che è come se fosse un armadio due Sì. stagioni, diciamo, come dimensione. Sì, sono 60 kWh di batterie. E quale elettronica ti serve? Questo inverter, che è un inverter da 30 kW. Lui è già un inverter fatto appositamente per questo tipo di applicazioni. E quindi lui già gestisce tutto. Ah, e c'hai un Sì, io dal PC che... PC posso vedere i valori attualmente, per esempio possiamo vedere, ecco, le batterie sono cariche al 92%, sono le Ok. 18:30, l'inverter sta erogando 2,5 kW perché c'è accesa la climatizzazione sopra. La potenza entrante è zero perché adesso è sera, se fossi venuto di Certo. giorno avresti potuto Accidenti, vedere la... 2,5, quindi stiamo consumando quasi tutta la potenza di un contatore con la fornitura minima da 3 kW. E quanto potresti andare avanti con questo tipo di assorbimento? Considera l'efficienza e il rendimento, quindi se sta mandando 2,5 kW, più o meno ne consumerà 3. Siccome abbiamo 60 kWh di batterie, sono 20 ore, 20 per 3 fa Ti puoi 60 kWh che va a permettere muovere. anche una giornata senza sole e la sfanghi? Guarda, sì, ovviamente tu non lasci accesa giorno e notte la Certo, climatizzazione, un po' chiarissimo, quindi ha maggior sui ragione. consumi. Secondo voi c'è un'auto elettrica nel box? Sì, c'è una splendida Model 3, cos'è? Blu, scura, Nera, nera? nera. Nera, in carica, ma la batteria della Tesla non puoi usarla in supporto. No, questo è un peccato perché la Tesla non ti consente di fare il vehicle to grid, almeno fino adesso non te lo consente. Vehicle to grid vuol dire che usi la batteria anche per usi esterni. Bene, grazie a Giulio De Simone. Informazioni su Derrick sono sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.